Semplificate dalla Giunta Provinciale le norme sulla garanzia provvisoria per la partecipazione alle procedure d'appalto e la cauzione nella fase di esecuzione. Inoltre, nei casi di gare ad inviti per appalti fino a 500.000 euro, le stazioni appaltanti possono non richiedere le assicurazioni di legge se gli affidatari dell'appalto hanno una polizza di responsabilità civile. Non solo abbiamo incrementato il volume, ma che soprattutto la stragrande maggioranza di tutte le assegnazioni sono date a aziende locali, cioè della nostra provincia. In generale, se guardiamo sia le opere pubbliche, le prestazioni di servizi e le forniture, per quanto riguarda il dato numerico, oltre l'82% di tutti gli appalti. Per quanto riguarda il dato, diciamo, economico, il valore è oltre il 64%, però bisogna tener conto che dentro questi dati ci sono anche le forniture da parte delle aziende farmaceutiche. Approvato dalla Giunta il programma Plani Volumetrico relativo ai lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della caduta massi del Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale di Lainburg. Le nostre strutture, che sono destinate soprattutto alla ricerca nel settore agricolo, sono in parte in pericolo per caduta massi, perché abbiamo dovuto purtroppo rilevare che c'è un problema geologico proprio presso l'entrata alla struttura stessa, e un problema che prima sembrava che fosse ancora più rilevante di quanto poi si è rivelato approfondendo tutti gli studi. Adesso abbiamo oggi potuto approvare un progetto, un intervento con un costo complessivo di 1.600.000 euro. Con questo riusciremo anche a gestire la situazione, a mettere in sicurezza tutti gli edifici interessati, e così possiamo anche constatare che meglio del previsto, perché si pensava che fosse molto più costoso l'intervento in un primo momento, però adesso alla fine il problema è risultato minore di quanto temuto all'inizio. L'Ufficio Manutenzione e Opere Edili ha elaborato per l'anno 2017 un programma di interventi pluriennale. Saranno destinati prevalentemente alla manutenzione di strutture scolastiche provinciali i 5.700.000 euro stanziati dalla Giunta.